Benvenuti in un'altra parte del Let's Play di The Legend of Zelda. Nella parte precedente abbiamo completato il settimo dungeon e l'ottavo. Tuttavia, come già vi anticipai nella parte precedente, non abbiamo preso tutto del dungeon perché l'ho finita senza accorgermene. Infatti ci manca la mappa e un oggetto che andremo a prendere ora. Allora, iniziamo ad assegnarci le bombe. Andiamo verso l'alto. Ancora verso l'alto. Sconfiggiamo tutti i nemici. Spadina. Cavolo. Wow. Guardate come schivo con proagine le palle di fuoco. Però non schivo loro. Aia. Fatina. Ok, su. Non c'è bisogno di ammazzarli tutti, infatti io non li ammazzerò. Ora, neanche qui c'è bisogno di ammazzarli tutti, però bisogna mettere una bomba qua sopra. Aia, fatti passare. Ah, boss. Quella. Oh oh oh, per la prima volta in tutta la mia vita sono riuscito a battere senza farmi male. Non abbiamo bombe, ma qua ci sarebbe un'entrata che vediamo dopo, perché tanto si può entrare anche senza bombe. Oh, adesso mi prende. No, mi ho schivato. Apri l'occhio. Merda. Merda. Aia. Aia. Allora, ancora un colpo. Un colpo. Basta. Preso. Ora slalom. Entriamo qua sopra. E se uccidiamo tutti i nemici ci danno delle bombe. Ma la hall. Cioè ci danno altre bombe se uccidiamo tutti. Ancora. Che figata. 12 bombe in una stanza sola. Ora, come ci indica la mappa, se piazziamo una bomba a sinistra. Altra stanza dove se ammazziamo questi nemici, e lo faremo con estrema facilità, ci danno altre bombe ancora. Merda. Infatti, questa è la stanza che vi dicevo prima. Rupie. Dove si può entrare anche piazzando una bomba qua. Non lo faccio perché sennò spreco una bomba inutilmente. Manca solo una stanza, è la stanza dove si trova l'oggetto mancante, che è questa qua a destra. Beh, dobbiamo uccidere tutti i nemici e poi aprirci il passaggio. Ok, preso. Fatina. Scappi. Oh. Ok, ecco qua l'ultimo oggetto di questo dungeon. È la chiave magica. Infatti se adesso guardate nel contatore delle vite c'è una A che non so per che cosa sta. Allora, grazie alla chiave magica possiamo aprire tutte le porte e possiamo usare all'infinito. Quindi possiamo dire che abbiamo infinite chiavi. Non ci sarà più bisogno di cercarne delle nuove. Quindi se le troviamo, vabbè, io le prendo, ma no, è completamente inutile. Aia. Ok, ora possiamo veramente uscire dal... Aia. Aia. Dal dungeon. Oh, lag. Prima o poi usciremo. Eccoci qua, usciti fuori.
Ora dovremmo andare nell'ultimo dungeon. Prima però voglio fare due cose. Uno è andare a recuperare tutta la vita e secondo andare a comprare delle pozioni. Quindi faccio un bel taglio e ci vediamo quando avrò fatto entrambe le cose. Andiamo qua a destra, poi su e a destra finché non troviamo il fiume. Poi saliamo per di qui. Merda. E continuiamo ad andare a sinistra finché non vedremo due rocce uguali. Una di queste appunto è l'entrata al Monte Morte, l'ultimo dungeon. Un cuore no, eh. Vabbè, mettiamo una bomba sul... quella destra, vero? No, era quella sinistra. Ok, facciamo save state perché morirò di sicuro, almeno una volta. E entriamo. Questo, ragazzi miei, è il tentativo numero 3, perché già due volte ho dovuto ricominciare il dungeon perché mi avevano mangiato lo scudo magico. Ora, questo appunto per dirvi che non provateci nemmeno a fare questo dungeon senza scudo magico, perché è strapieno di maghi, la maggior parte dei nemici sono maghi e già con lo scudo è difficile affrontarli. Se poi... vabbè. Comunque, in questa stanza c'era un vecchio che non ci avrebbe fatto passare se non avevamo la triforza completa. Ma noi ce l'abbiamo e quindi lui si è tolto dalle palle. Scegliete voi se andare sopra o a sinistra. Io vado a sinistra perché... cioè vado sopra perché a sinistra ci sono i maghi. E questo è un ottimo motivo per non andarci. Oh, io lo dico adesso. Mi dispiace, ma non farò vedere tutte le stanze di questo dungeon. Prenderò la mappa, prenderò la bussola, prenderò tutti gli oggetti che ci sono. Ma non lo esplorerò tutto perché è una cosa... è un suicidio, letteralmente. Perché... o perlomeno per me è impossibile farlo tutto senza morire neanche una volta. Quindi faccio vedere come prende tutti gli oggetti, ma non esploro tutte le stanze. Ora, questi due non sono particolarmente pericolosi, invece sono dovuto colpirli ripetutamente. Comunque in questa stanza ci potete entrare o da sopra o da sinistra o da giù o da destra con una bomba. Questo dungeon non solo è enorme, proprio che ha tantissime stanze, ma funziona anche tutti quei passaggi segreti. Praticamente è diviso in tante parti collegati fra loro tramite passaggi segreti. Ora guardate, per esempio, con un passaggio segreto siamo arrivati da un'altra parte del dungeon che non saremmo mai riusciti a raggiungere senza passare per lì. Cioè, questo è un altro buon motivo per perché è un dungeon tremendo. Poi i maghi è un secondo motivo che rendono questo dungeon una cosa aberrante, per non parlare di questi che ti mangiano lo scudo. Già, come ho già detto prima, già due volte mi hanno mangiato lo scudo solo adesso, quindi fate attenzione, soprattutto nelle stanze più avanti. Ora, andate a destra, io ho cercato di memorizzarmi un po' le strade per prendere gli oggetti importanti. Qui mettete una bomba. Via. Se uccidete tutti i nemici in questa stanza vi danno delle bombe come... e vai! Come ricompensa. Oh, la fatina ci voleva, grande. E qua. Ole. Mettetemi una qua sotto e entrate in una stanza. E dopo aver ucciso tutti i maghi, e vabbè, quando ci vuole, ci vuole, vi daranno la vostra ricompensa. Ecco qua, la bussola. Ora, in tutti gli altri dungeon la bussola ci ha sempre indicato il tesoro del dungeon, ovvero il pezzo di triforza. Ma qui non c'è un pezzo di triforza da prendere. Infatti il tesoro di questo dungeon è Zelda. Quel puntino rosso che brilla è Zelda. E si trova anche in un punto abbastanza epico. Capirete quando vi mostrerò la mappa del dungeon. Si trova in una posizione speculare rispetto a... alla bussola. Ora, questo boss, se non sbaglio, si chiama Patra, qualcosa del genere.
Per batterlo dovete prima distruggere tutti questi cosi rossi che girano intorno con delle spadate. Credo che sia l'unico modo per distruggerli. Non so se anche le altre armi possono distruggerli. È un po' stremendo perché... Ah, non so se, se ci avete fatto caso, ma quando i nemici rossi arrivano sul lato di uno schermo, escono dall'altra parte. Quindi se escono a destra, rientrano da sinistra. Tipo Mario Bros. Ora giù. Andiamo giù. Poi andiamo giù perché a sinistra non serve a niente. Poi mettiamo una bomba a destra. Già che ci siamo, uccidiamo anche tutti i nemici. Metti che ci diano cose, come si chiama? Vita. Fate, cuore. Come vi avevo già detto, in questo dungeon, oltre alla bussola della mappa, ci sono degli oggetti. Ci sono due oggetti. Uno obbligatorio e uno esageratamente consigliato. Adesso stiamo andando a prendere quello consigliato. Se volete uccidere tutti questi, vi daranno una bomba, bombe come ricompensa. Se no, andate sopra. Non andate sotto perché troverete solo una serie di stanze popolate da maghi. Cioè, quindi è inutile andarci, tanto non ci trovate nulla di importante. Rupie, giusto rupie, che non serve niente. Ora, questo qua mi farà bere una pozione. Prima della battaglia è molto probabile che bere una pozione, ve lo dico. Scherzavo. Ora, dopo aver ucciso questo nemico, vi danno la mappa. Ecco. Guardate quanto cazzo è grande! È a forma di teschio e Zelda si trova in uno degli occhi del teschio. Nell'altro si trova la bussola. E questo è sicuramente un ottimo motivo per cui non lo esploro tutto, perché è veramente una cosa allucinante, troppo grande. Ora, andate qua sopra. E poi ancora sopra. State attenti a questa stanza, che ci sono maghi rossi, maghi blu, cose che mi mangiano lo scudo e cose che mi bloccano la spada. Cioè, i miei quattro nemici che odio di più di tutto Legend of Zelda in una stanza sola. Fantastico. Qua siete obbligati a uccidere i maghi, perché sennò non potete spostare il blocco. Bene, 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 bene. Aia. Sì, sì. Ottimo, ottimo, ottimo. E ora, ecco a voi uno dei miei oggetti preferiti di Legend of Zelda per NES. L'anello rosso. Vi anticipo cosa fa, anche se magari molti di voi avranno già capito. Come l'anello blu ci fa diventare blu, l'anello rosso ci fa diventare rossi. Non solo, l'anello blu ci dimezza i danni. Invece l'anello rosso li rende un quarto. Quello che prima ci toglieva 4 cuori, ora ci toglie uno. Quello che prima ci toglieva 2 cuori, ora ci toglie mezzo. Ora, attenti che qua vi mangio uno scudo, sono stati attenti. Appunto. Si cazzo. Ho 2 cuori, non so quanto mi convenga andare avanti senza bere. Ma sì, fra poco bevo, ragazzi, non vi preoccupate. So che state aspettando l'ubriaco time. Lo sento. Ora tornate indietro. Ma sì, dai, vi ammazzo. Magari mi date qualcosa di utile. Cuori, fate. Grazie. Proprio, veramente, vi amo, guarda. Andiamo qua sopra, dove incontreremo un vecchio. Vai alla prossima stanza. Basta mettere una bomba qui a sinistra. E poi dovete uccidere tutti i nemici della stanza, così da poter spostare uno dei due blocchi. Maghi. Qua bevo. Perché se mi uccidono qua partono le bestemmie. Ok. No. Bastardi. Haha. Ok, altro passaggio segreto che ci porta a un'altra zona del dungeon. Ora, me ricordo vagamente dove devo andare. Se non sbaglio, allora. Ok, ora ricordo. Andate a sinistra. Se uccidete tutti i pipistrelli, vi danno le rupie.
inutile, entrati in questo passaggio segreto dopo aver ucciso... Ecco, questo qui è un altro tipo di patra, dove sono quelli che... Cioè, già era fastidioso prima, poi questi qui si mettono anche a girare a volte. Appunto, Vedete, adesso ci toglie mezzo cuore e prima con l'anello blu ci togliamo un cuore ogni colpo. Mi sembra di ricordare. Dai, vieni qua. Ok, ora possiamo ammazzare lui. Dai, sono riuscito a farmi colpire. Questo passaggio segreto ci porta a sinistra del teschio. Andiamo su. Non ragionare su loro, ma guarda il posto. E uccidete i maghi, se non sbaglio. Bastardo. Sì, se poi ci si mettono anche quelli che ti tolgono la spada. Bomba. Dai. Ok, spostate questo blocco. Entrate in quel passaggio segreto, dove troverete l'altro oggetto del dungeon, quello obbligatorio. Le frecce di luce. Ok, abbiamo trovato le frecce di luce, che penso siano un po' più potenti delle frecce normali. Comunque sono obbligatorie per la lotta con Ganon, perché le frecce normali non hanno effetto, invece le frecce di luce sì. Ed è obbligatorio proprio perché c'è un pezzo in cui dovete per forza colpirlo con le frecce. Stavolta suppongo che sia necessario sconfiggerli. Non so se ce la faccio, perché se adesso mi metto a bere un'altra pozione poi non mi basta per Ganon. Mi piacerebbe bere una pozione prima della battaglia o durante la battaglia con Ganon. Adesso non manca molto comunque, eh? Cioè, un po' un paradosso dire che manca poco, però andate sopra e poi a sinistra dopo aver ucciso tutti questi fastidiosissimi nemici. Via! Non fatemi mettere all'angolo. Bastardo. Ok, sinistra. E luce sia! Ok. Ora continuate ad andare su finché non trovate un altro passaggio segreto. No, grazie. Oh, Fatina, grazie, grazie, grazie. Aia! Bello. Ok. Ora manca veramente poco a Ganon. Cioè siamo nelle vicinanze della sua stanza. Aia. Mettete una bomba a sinistra. Ma ho lo scettro equipaggiato. Veloce. Ottimo, entrate in quel passaggio segreto. Ok, finché sono loro dovrebbe essere facile. Ho notato che in questo dungeon non ci sono quelli con la spada e scudo. Bene, cioè, già ci sono i maghi, se poi si abbassate anche loro. Bene, 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 bene. Fatemi usare la spada. Adesso questo passaggio segreto ci porta davanti alla stanza di Ganon.
Siamo arrivati a 20 minuti. Oltre quella porta c'è Ganon, quindi affronto questo nemico perché non voglio lasciare la parte sospesa durante la battaglia boss. Mini boss, diciamo. Ok, vi saluto e ci vediamo alla prossima parte del Let's Play di The Legend of Zelda, dove oltrepasseremo quella stanza e sconfiggeremo Ganon una volta per tutte. Ciao ragazzi e alla prossima!